Preside Milda, stasera quindi l'Istituto De Ruggeri organizza un convegno dal titolo Rigenerazione Urbana, Madre Teresa di Calcutta e il quartiere dei ragazzi. Di che cosa si tratta? Sì, noi abbiamo quest'anno formulato nel piano dell'offerta formativa una sicura aderenza di tutte le nostre attività progettuali alle esigenze del territorio, anche legate alle attività di alternanza scuola-lavoro che i nostri studenti stanno portando avanti sia nel campo del restauro sia nel campo della tutela del centro antico di Massafra. Questo convegno ci sembrava importante perché sono proprio venute dai ragazzi delle proposte progettuali che sono visibili nei plastici che sono in mostra, dove ci sono una serie di soluzioni a che questo quartiere possa veramente diventare un centro di attrazione polivalente. E siccome la scuola deve puntare ad una cultura che non sia soltanto una cultura nozionistica, ma che sia soprattutto una cultura fondata sulla nascita e su favorire lo spirito critico degli studenti e delle studentesse, in questo contesto questo convegno assume un'importanza fondamentale. Forniamo all'ente locale una serie di proposte, ma diamo soprattutto al territorio un segnale di essere presenti e di essere fattivi. Architetto Rubino, veniamo nel dettaglio del progetto. Quest'anno appunto avete focalizzato la vostra attenzione sul Parco Madre Teresa di Calcutta, quindi la zona Belvedere o l'ex 167. In che cosa consiste nel dettaglio? Allora, intanto va chiarito che l'attività dei ragazzi non si limita soltanto a quest'anno, ma bensì ha avuto origine già da un paio d'anni. Da quando nel comune si iniziava a parlare del documento programmatico sulla rigenerazione urbana, noi siamo stati lungimiranti a livello scolastico, in quanto abbiamo captato l'opportunità che si offriva nell'ambito del piano di sviluppo regionale, in quanto l'agenda 2014-2020 della Regione Puglia all'asse 12, e come avevamo preventivato si è verificato, in quanto è stato già messo in chiaro un bando che scade a luglio per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni che come area urbana per indirizzare i progetti di rigenerazione urbana. Quindi noi abbiamo dato l'importanza, come giustamente diceva il preside, di offrire ai ragazzi, oltre a quello che è l'aspetto curriculare, quello didattico, ma anche quello di carattere professionale. Cioè, il nostro intento è quello di dare maggiore risalto all'alternanza scuola-lavoro, che è la riforma della legge 107, dove addirittura una mia idea personale, vorrei avere la possibilità che questi ragazzi un giorno possano stare a fianco a dei professionisti per poter avere questa esperienza sul campo, proprio nell'ambito della progettazione vera e propria che si dovrebbe mettere in gioco. Noi con questo vogliamo dare un risalto enorme sulla partecipazione, perché per noi, non per altro, dico una mia filosofia, partecipare significa pianificare, e quindi siccome le norme e quant'altro nell'ambito urbanistico porta proprio in questa direzione. Cioè la partecipazione da parte di tutti deve essere, le scuole devono far parte di questo progetto di partecipazione. Tra i progetti presentati questa sera dai ragazzi c'è un progetto interessante, cioè la creazione di un anfiteatro nella cava. Allora, il tema che noi abbiamo dato è proprio quello di Madre Teresa di Calcutta, il quartiere dei ragazzi. Se noi non pensiamo all'interno di questa filosofia, inserire quale migliore occasione per inserire e proporre dei servizi, delle attrezzature che spingono i ragazzi a utilizzare, usufruire. Quindi
Lì abbiamo indicato un teatro all'aperto, in quanto il parco deve essere tematico, cioè un parco legato al teatro, alla musica, all'arte e al tempo libero. Quindi non solo trova spazio questo teatro di circa un 3.000 posti, ma per recuperare una cava spenta, perché qui abbiamo pure una cava spenta che è ormai è diventato un bene culturale del paesaggio e che va trattata in questo modo. Poi nell'ambito di questo spazio i ragazzi hanno indicato l'esigenza di un museo di quartiere per i talenti, per tutte le fasce d'età, chiunque vorrebbe utilizzare e usufruire per esporre determinati lavori, e poi uno spazio polivalente dove ci si trovano tutta una serie di servizi innovativi, come nel caso di quello che accade nelle grandi città. Io ho lanciato allora il messaggio, per esempio, di una Radio City, no? Che raccoglie cioè tutte quelle forme di aggregazione sociale, ecco, ben vengano, perché possano questi servizi essere utili e a migliorare la qualità della vita non solo del quartiere ma anche della città. Assessore Lepore, stasera i ragazzi dell'Istituto Artistico dei Ruggeri di Massafra hanno presentato dei progetti con particolare riferimento alla zona Belvedere ex 167 di Massafra. Tanti progetti quali l'amministrazione comunale potrà prendere in considerazione? Indubbiamente i progetti sono tutti meritevoli e tutti quanti possono essere presi in considerazione, naturalmente poi trovare i fondi, trovare quanto necessario per poter portare a termine queste idee. Sono tutte idee valide, non nascondo che già anche l'amministrazione si stava adoperando in tal senso con un progetto di rigenerazione, quindi riqualificazione di quello che era il Parco Madre Teresa di Calcutta, delle aree circostanti, che non nascondo che rispecchiano, è come se avessero in un certo senso copiato quelle che sono le nostre idee. Quindi ben venga quello che è stato fatto, perché no, è uno spunto valido per l'amministrazione per proseguire in quel senso.